Siamo a casa di Edoardo Winspear. Maestro, lei nasce a Klagenfurt, compie gli studi universitari, i primi studi universitari a Firenze, lettere moderne, un corso di fotografia a New York, il diploma di regia nella scuola superiore di Monaco di Baviera e poi si ferma nel Salento. Come mai? Allora, no, innanzitutto la ringrazio per il maestro, ma maestro ce n'è uno solo e l'hanno crocifisso, no? Io sono Edoardo Winspear e basta. Al limite mi piace Mescio, così. Lo dico un po' per ridere. Beh, io mi fermo nel Salento perché sono salentino, nonostante il mio strano cognome, le mie origini sono, diciamo, multiculturali, ma la mia famiglia è qui dal 1869, perché il mio bisnonno era il prefetto di Terra d'Otranto, si chiamava all'epoca, e sposò una persona di qua, e quindi noi avevamo questa proprietà, questa casa depressa, e siamo rimasti qui, anche se mio padre e mio nonno sono nati a Napoli. Quindi la fanciullezza, l'adolescenza l'ho passata qui. L'ho passata qui, poi siamo stati a Firenze per liceo, poi ho vissuto all'estero, come lei ha detto, in Germania, anche un po' negli Stati Uniti, negli Stati Uniti sono dei mesi, lunghi mesi, ma dei mesi, poi in Francia. E poi ho deciso di vivere qui, sarebbe stato naturale avere come base Roma oppure rimanere a Monaco, a Berlino, negli Stati Uniti, a Parigi, perché lì è che si fa il cinema. Io ho scelto invece di stare nel Salento perché innanzitutto amavo il Salento, poi perché era una terra vergine. Dal punto di vista cinematografico nessuno aveva fatto dei film. C'era un film che non ha avuto molto successo distributivo, fra l'altro molto bello, si chiama Il Tramontana di Barbano, fondatore di Lecce Barbano. Sì. E altrimenti non c'era quasi niente, con l'eccezione del grande Carmelo Bene, però lì era un'altra cosa. Ho capito. Allora, che cosa rappresenta il Salento per lei? Perché il Salento non è soltanto la sua terra di elezione, ma il Salento è quasi un progetto di vita, un progetto culturale. Lei approfondisce questo Salento sotto tutti i punti di vista e lo esalta attraverso il cinema, ma anche in altre maniere, secondo altre forme. Per esempio, i suoi primi film sono ambientati nel Salento anche con la lingua del Salento, con i personaggi del Salento. Ecco. Allora, il Salento innanzitutto per me è una terra dell'anima, è un... io ogni tanto per ridere mi sento con qualche altro salentino anche conosciuto, tipo Albano, e lui dice: dove stai, in Terra Santa? Ah, siete amici con Albano? Sì. Altro salentino, altro pugliese, noi diciamo bello tosto, sì. Sanguigno. E lui dice: stai in Terra Santa? Sì, sì, sono in Terra Santa. Questa è una buttade. Per dire che comunque questa è una terra molto forte, che ci lega moltissimo. Lei è siciliano, quindi lo capisce, sì. Lo capisce bene. Poi il Salento io lo amo molto perché è la mia terra, semplicemente, perché ci sono cresciuto, perché ho respirato gli odori, ho assaporato i sapori, riconosco la luce, riconosco tutte le nuance dei dialetti. Quando sento un salentino che parla in italiano a Brescia, riconosco subito se è della costa ovest, orientale o sud. E poi il fatto che sia un Finisterre, a mio avviso, gli dà anche un valore mistico, quasi fosse... Per me l'Euca è Santiago di Compostela, qui prima ne parlavamo, qui inizia un altro mondo anche se finisce l'Italia. Da qui si vedono le montagne dell'Epiro, si vede l'Albania, si vede Corfù, Fano, quindi l'immaginazione vola e qui si possono costruire delle storie, si possono immaginare dei romanzi, dei film,
e Italia, ma il fatto che ci sia siamo circondati da mare non è quell'italietta provinciale racchiusa in se stesso, politicante, meschina, lo è anche, però per chi ha occhi per vedere, cuore per sentire, è anche un territorio dove l'arte può avere molto spazio. Senta, in quel personaggio di Pizzicata, sì, c'è una parte di lei? Beh, naturalmente, perché allora io premetto per dire che i miei film non sono biografici, autobiografici, perché io racconto di famiglie contadine, contrabbandieri, criminali. Ecco, questo soldato americano che vede il cielo, no? Con l'aereo, eccetera, sì, eccetera, e poi si ferma, vede il Salento, scende nel Salento e non se ne va più. No, allora, premetto che... No, volevo proprio dire questo, che premetto che come idea non sono autobiografici, però effettivamente ci sono degli elementi nel personaggio di Pizzicata e anche quello di Galantuomini che mi sono familiari, perché effettivamente io mi sono sempre interessato all'identità, mi sono sempre chiesto che cos'è l'identità, e quindi il giovane pilota, lui... riscopriva la sua identità salentina, lui da italo-americano. Poi lo guardava, capitava dal cielo. Appunto, dopo aver... Senta, ma per questi film non avrebbe potuto trovare degli attori al di fuori del Salento? Perché ha voluto attori del Salento e addirittura ha usato il linguaggio salentino? Nel primo film addirittura senza traduzione, se non sbaglio, vero? Sì. Cioè la lingua da salentina, per quale motivo? Allora, intanto per un desiderio di autenticità. A me interessa molto che il film sia riconosciuto come vero. Perché lei è il primo che usa il dialetto salentino in un film. Sì, l'unico. Sì, sicuramente. L'unico. Per questo, l'italiano è una lingua bellissima. L'italiano è una lingua che esiste da tanto tempo, però a livello popolare è una lingua recente. Noi tutti parliamo vari italiani, parliamo un nostro italiano, ma quando lei parla si sente una cadenza siciliana, quando io parlo si sente una cadenza salentina, non solo nella cadenza, ma anche nei termini che usiamo, nella costruzione. Quindi volevo appunto che sia tutto, che fosse tutto autentico. Inoltre c'era un problema, che specialmente in Sangue Vivo, quando due maschi salentini parlano fra di loro e li faccio parlare in italiano, quelli non sono capaci. Cioè sono capaci di parlare in italiano con lei o con lei, ma con me. Ma se parlano due tipi da bar, chiamiamoli Pino e Donato, li faccio parlare in italiano, iniziano a dire puramente questa cosa non mi è piaciuta, a verità... è buffissimo, ma come conti dire? Invece se oh... Ha capito qua, a me queste cose non mi piacciono, così. Diciamo che è un'esperienza che avrebbe perso la sua icasticità, insomma la sua forza, esatto, sì, con una lingua diversa che non fosse stato, insomma, il dialetto salentino. Ma a lei piace il dialetto salentino? E poi piace molto, a me piace moltissimo. Quali sono i caratteri di questo dialetto? Allora, scusi, adesso lei forse un po' si offenderà, per me è un siciliano dolce. Ma non lo dicevo io, lo diceva Bodini, o chi lo diceva? O forse lo diceva un altro, o addirittura un siciliano. E io impazzisco per il siciliano, poi bisogna capire quale siciliano, ma il leccese è molto dolce. Il leccese, poi parlato dalle donne, è bellissimo. Il siciliano è un po' più aspro, sicuramente. È forte, però anche più cioè, io ho detto che il salentino è un siciliano dolce, però il siciliano c'ha qualcosa di molto orgoglioso, anche di maschio, anche, ma anche erotico, parlato da una donna. Invece il leccese, il salentino, mi si è mancato tanto, per me. Veramente ti stringe il cuore quando una ragazza salentina ti dice... Quindi c'è un rapporto fra la cultura e la lingua. Sì, e il linguaggio. Sì. Ma poi la nostra
la nostra lingua è la nostra cultura. No, noi italiani specialmente, i francesi possono dimenticarsi di essere provenzali, comunque della Guascogne. Più accentrata su Parigi, è vero? È tutto parigi-centrico, sì, sì, sì. Ma anche l'Inghilterra è Londra-centrico, sì. Forse la Spagna, la Germania un po' di meno, ma nessuna... Io lo posso dire con cognizione di causa, perché io sono un po' tutti questi paesi, ho vissuto, ho sangue in quei paesi. Nessun paese è così ricco come l'Italia. L'identità italiana, a mio avviso, non è nemmeno regionale, è cittadina. Cioè, in fondo, adesso noi parliamo di Salento, ci sentiamo salentini, ma fino a 20 anni fa il Salento era un'idea più elitaria, era un'idea di Oreste Macri, di Bodini, anche di gente di professori di università, ma se tu chiedevi a un cristiano di Galatone, beh, due sintiti è Galatone, scusa, e poi ti chiedevi, ma ti senti vicino a quelli di Secli? No, no, quelli di Secli sono tutta un'altra cosa. No, era così, sì, sì, ma io frequentando Aradeo, per loro quelli di Leviano erano un'altra mentalità, proprio... una Weltanschauung totalmente diversa, usi e costumi, voglio dire, naturalmente parlando con determinate persone, c'era una coinè, che era la nostra lingua salentina, ma c'erano differenze e soprattutto non c'era la percezione di far parte di una famiglia comune da parte del popolo. Forse c'era anche un certo stacco fra il capoluogo e gli altri. Esatto, sì. I poppeti, cioè quelli che stanno al di fuori dell'oppidum, non della, sì, della città. E io infatti avvertivo, chiamavo Poppito il compagno mio di banco, perché allora abitavo a Lecce, sì, no? Poi invece vissi direttamente la realtà di essere Poppeto a mia volta, insomma. Ecco. C'è sempre un Poppeto di qualcuno, esatto, eccetto per i Leucani. Leuca, sì, più, sì, su, sì, di tutti, sì, sì. Però Leuca ribalta, è come se sentisse più a nord di quelli, poi quelli del capo. Senta, però ma, prima, sì, scusi, no, per finire, è vero quello che dice che c'era la poppetaggine, ma è vero anche che quando uno chiedeva a un salentino di dove fosse, diceva di Lecce, ma di Lecce, no, di Lecce Tricase, Lecce Cutrofiano. Quindi Lecce comunque aveva una certa, sì, funzione. Sì, sì. Ma il Salento finisce con la provincia di Lecce? No, secondo me il Salento è molto facile. Adesso ne discuto molto anche con dei miei amici che sono Paolo Pagliaro, sì, che sono dei fautori della regione Salento. Per me il Salento finisce dove si parla il salentino, che comprende parte della provincia di Brindisi e parte della provincia di... Conosce, fra l'altro, questa Annanacci, la conosce? La conosco bene, Annanacci. Ecco, sì. Annanacci si sente salentina, è di Ostuni, no? Sì. E porta, diciamo, la pizzica a Roma, lei ha fatto, no? Sì. Ecco, quindi voglio dire, Ostuni, il Brindisi... Sì, Ostuni è proprio il limite. Sì. Fasano no, però. Ostuni il limite è... A ovest è Grottaglie e San Giorgio Ionico, perché Taranto, Castellaneta, Massafra, quelli non sono più, e nemmeno Celje Messapico, in provincia di Brindisi, Cisternino non sono. C'è proprio una musicalità, penso che corrisponda al, non so come lo chiamavano, adesso mi scappa, il muraglione bizantino. C'era una specie di fortificazione, ci sono ancora dei resti che stanno a sud di Celje, e comprendeva i territori di sotto Bisanzio, e sopra c'erano i Longobardi. Per questo penso si sia mantenuto una lingua simile al calabrese del sud e al siciliano. Infatti ci sono i dialetti siculo-salentini e i dialetti meridionali. Senta, la pizzica che cosa è all'interno della cultura salentina? La pizzica è il ritmo del Salento, è come il flamenco per l'Andalusia, è come il tango per l'Argentina, è un ballo di corteggiamento suonato anche per le tarantate, suonato anche per gli schermitori, quelli che facevano la danza dei coltelli a Torre Paduli,
Adesso è diventato negli ultimi 20 anni un po' quasi l'inno nazionale del Salento, l'inno regionale. Quando uno sente la pizzica subito, qualsiasi cosa, ma non solo del Salento, ormai la Puglia si è molto salentinizzata. Adesso quando uno vede un pezzo di Puglia c'è sempre una pizzica. Guardi, io nelle varie accademie che si organizzavano nella mia scuola, perché ogni anno si faceva qualcosa, non mancava mai la pizzica, no? Notavo una naturale predisposizione delle ragazzette, soprattutto delle bambine della scuola elementare, di apprendere le movenze, di portarle avanti. Ma nello stesso tempo notavo che non appena si scatenava la pizzica, si scatenava anche la gente, i genitori. Cioè, questa pizzica è nell'animo del Salentino. Lei, ho letto diverse cose, diverse sue espressioni, e lei dice appunto che rappresenta l'irrazionale, no? Sì. L'irrazionale, il desiderio, la voglia profonda di uscire dai canoni, diciamo, della ragione, della vita di ogni giorno. Ecco, ma che cosa, la rende tanto appunto interessante, tanto importante per noi salentini, anche in considerazione che adesso la pizzica, dico, la stiamo esportando un pochettino forse in tutto il Sì, mondo. qui c'è una scuola di pizzica a Parigi, a Berlino, a Milano, a Bologna. Guardi, io penso che la pizzica è il ritmo più vecchio del mondo. Forse quando balliamo la pizzica ci ricordiamo di quando eravamo più dionisiaci e meno Apollinei. Forse c'è una vecchia nostalgia di epoche molto remote, quando l'irrazionale predominava sul razionale. Adesso faccio discorsi un po' ampollosi e me ne vergogno un poco, però c'è qualcosa di inconscio che esce fuori, specialmente noi, perché noi siamo comunque un popolo sobrio. Cioè, i salentini non sono come i napoletani, i baresi, che possono essere estroversi, rissosi, simpatici, rumorosi, accoglienti. Siamo ospitali, però con misura, con sobrietà. Se tu vai a Bari Vecchia, senti, se vai a Lecce, no. Però quando c'è la pizzica, forse quello è il momento dove veniva permesso ai contadini di scattariciare, come si dice lì. Senta, guarda, lei ha curato la regia di un videoclip fatto a Galadone sui Ah sì, il Muppets. Muppets, sì. Ah, Mi vuol dare un giudizio sui Muppets? piacciono molto i Muppets. Beh, io penso che sono. Intanto c'hanno una carica, una presenza scenica straordinaria. Potrebbero diventare i nuovi Negramaro. Forse, oddio, forse ho fatto una Ma gaffa. ecco, mi aiuti a capire la loro musica. Ecco, Sì. che tipo di musica è la loro? Io ho visto il clip. Ecco, come la interpreta, come la spiega lei? Allora, ho paura di fare delle gaffe perché non sono molto esperto di questo tipo di musica. Io è una sorta di rock ska. Posso solo dire, posso usare delle parole mie, che sono delle parole di un 45enne con una cultura musicale di un 55enne, Lo forse. spieghi a uno che è molto più in là con l'età, e quindi è più complicato per me, insomma, comprendermi. Dica. Mi piace molto perché è moderna, però allo stesso tempo è un po' vintage, è un po', per esempio, non è psichedelica, ma è molto energetica, è molto, tu senti il contatto con il gruppo, senti qualcuno che suona, non è virtuale, come spesso ora la musica, tipo i grandi DJ. Fanno dei remix, usano il computer, anche quello è interessante. Loro invece stanno lì, come una band, tipo Ma i c'è Rolling Stones. una Tipo. certa relazione con la pizzica, con Con la la pizzica? musica o no? No, non so, forse perché saltano. Loro
Io nel clip l'ho molto salentinizzato, ma non gli piaceva, perché tra l'altro la cosa che mi piace è che canto in inglese con l'accento di Calatore, sì. Cioè si sente molto che sono di Calatore, che sono salentini. E poi mi piace lui, il leader, perché... Sì, Luigi Bruno, credo, Luigi Bruno, sì. Luigi Bruno, sì. Sembra proprio uno... È un galateo, sì. Un po', proprio, più galateo di così. Senta, che cosa mi dice di Zimba, di Pino Zimba? Che cosa, come l'ha giudicato, come l'ha conosciuto, che cosa vedeva in questa persona? Giorni fa è morto anche Uccio Aloisi, no? Sì. Un altro tamburettista, un altro grosso esponente. Ecco, ha conosciuto anche Aloisi? Sì, ecco, cosa ricorda? Allora, io l'ho molto legato a Pino Zimba. Pino Zimba ha recitato come protagonista in Sangue Vivo e ha partecipato a tutti i miei film, ai miei 4 lungometraggi. Con lui abbiamo fondato Zoé, e poi per me lui era l'anima irrazionale del Salento, lui era il fauno del Salento, il Dioniso del Salento, era diventato, poi lo era veramente, una specie di emblema iconografico del Salento, era Zorba, Zorbas il greco, lui era Zimba l'usalentino. Alla fine, quando vedevi Zimba la notte della Taranta, Zimba dappertutto, poi Zimba si poteva permettere di dire qualsiasi cosa, perché poi diceva anche un sacco di cose che non stavano né in cielo né in terra, ma comunque la gente o rideva o reagiva, era per me era... Poi aveva una faccia popolare che esprimeva energia, non esprimeva rassegnazione. Per questo io ammetto che l'ho anche utilizzato nei film, perché c'è una faccia di... Che ci potevo fare? La rassegnazione. Il governo, sì. I padroni, la chiesa, non so che cosa. Invece Zimba era... Ecco, lui era... energia, lui era sangue vivo, lui la pizzica, poi da lui la pizzica, per molti è stata una riscoperta, lui lo era veramente, perché lui non doveva riscoprire, perché la suonava sempre, e quindi era vera energia e è servito moltissimo a ridare energia a questa terra, proprio, e poi era veramente straordinario, riusciva a suonare per 8 ore, usciva il sangue dalla mano. Era eccessivo, fumava 3 pacchetti di sigarette, beveva. Ma io ho l'impressione, mi sono fatto l'idea che dopo la morte di Zimba lei abbia, per quanto riguarda il cinema, intrapreso un'altra strada, sbaglio? È un'impressione? Guardi, io... Lui è morto nel 2008. Sì. Ecco, dopo il 2008 i suoi interessi, voglio dire, forse sono cambiati? Allora, io ho iniziato a... Voi avete visto Sangue Vivo nel 2000 e Pizzicata nel 95. Nel 95-96, sì. Io mi occupo del Salento, della musica popolare salentina dell'89. Sì. Quindi, però non sono musicista, non sono un ballerino, sono uno che ha utilizzato la musica per i suoi film. Non ero... A un certo punto ho esaurito la mia energia verso la musica popolare. La mia passione rimane sempre. Ma chi suona, suona, si diverte. Io non posso fare... Ho fatto Pizzicata, Sangue Vivo, sì. Ho prodotto un film che si chiama Me Pizzica Lucore, ho fatto San Paolo a Tarantola, cosa ho fatto ancora? Adesso mi ricordo, io ho fatto 30 fare documentari, sì, cortometraggi. Eccetera, infatti. E ne ho fatti tanti, tanti film dove c'era la pizzica, la cultura popolare. A un certo punto... In quanto esaurito forse. Esaurito. No? Poi sono ritornato, galantuomini, c'è molta cultura popolare. Sì. Cultura popolare è criminale purtroppo. Non è che posso fare sempre, il rischio è di ripetermi. È vero anche che adesso a me piace molto che il Salento sia conosciuto, venga identificato con la pizzica, però adesso non c'ho più nessun ruolo io, non mi interessa. E poi c'è anche un aspetto un po' da ente provinciale del turismo che a me piace un po' di meno, però senta, è normale. Ma è incuriosito quel film Il Miracolo, no?
Quindi questo film è ambientato a Taranto, se non sbaglio, no? È ambientato a Taranto. E che cos'è questo miracolo? Era una, anche una sorta di, diciamo, di provocazione verso, un tipo di fede solo miracolistica che abbiamo qui nel sud. Io posso pure credere nei miracoli, o in Padre Pio, o in Medjugorje, in Lourdes, ma in quello sono un po' protestante, pur essendo cattolico. Cioè, ognuno di noi deve meritarsi il cielo, e quindi non aspettare il miracolo. Io quando sento Ave Maria, l'Ave Maria, Santa Radio Maria, sento delle voci di donne che a me danno l'impressione che proprio non interessa per niente del prossimo. Invece il miracolo del bambino è il miracolo che nunca posso fare, che può fare lui. Il miracolo del bambino semplicemente era che lui stava nel momento più importante, decisivo di quella ragazza che si stava suicidando, e l'ha salvata. Basta. Ora, l'ambientazione a Taranto, questo mi ha fatto pensare, perché proprio a Taranto? Perché Taranto per me è un posto dove possono avvenire i miracoli, è una città ferita. Ecco, questo. È una città dove c'è l'arsenale in crisi, l'Ilva con il più alto tasso di inquinamento del mondo o d'Europa. C'è una percentuale di malati di cancro pazzesca, problemi di criminalità. C'è una città che avrebbe bisogno dei miracoli della gente tarantina. Esattamente, la gente a Taranto ogni tanto spera nei miracoli. Ho capito. Ma invece quel bambino lo fa il miracolo. Perfetto, ho capito. Questo è, se vuoi, può essere anche una specie di urlo di protesta a tutto il sud. Prendiamoci in mano il nostro destino. Non aspettiamo sempre la regione, la provincia, lo Stato. È vero che è tutto un macello, che nessuno fa bene il proprio dovere, però è vero anche che anche noi possiamo essere più responsabili. Bisogna cominciare a fare qualcosa, insomma, certo. I Galantuomini del 2008, questo film che... credo che rappresenti una svolta, no? Nella sua carriera, nei suoi interessi, no? Nelle sue attenzioni. Che tipo di svolta rappresenta questo Galantuomini? Perché comunque è sempre il Salento. Sempre il Salento. Sempre il Salento. Allora, io ho fatto un film dove il Salento era idilliaco, pizzicato. Un film dove il Salento ha iniziato ad avere dei problemi con Sangue Vivo. Era un po' la riflessione su cosa fanno i ragazzi in mezzo alla chiazza qui d'inverno nel Salento. E poi Galantuomini. Galantuomini era un film... dove si raccontava la Sacra Corona Unita, la quarta mafia. Si raccontava una mafia che non poggiava su un consenso popolare, perché non c'era una mentalità mafiosa, però siamo sempre a rischio. Tutto è nato dalla conoscenza di una signora che io pensavo fosse una vittima della mafia, invece ho scoperto che era invece una che tesseva le fila dell'organizzazione mafiosa, e quindi era lo shock anche di vedere che... Quindi l'ha conosciuta proprio? Sì, ho conosciuto, sì. Ma di vedere che nel Salento c'era... naturalmente non sono ingenuo, so che ci sono bravi e cattivi, ma non a questo punto, che organizzati, taglieggiavano, trafficavano in droga, donne, armi... gente che parlava il mio dialetto. E poi semplicemente la mafia si presta per motivi drammaturgici. La mafia è... Se adesso ritornasse in vita Shakespeare, troverebbe parecchia materia, insomma, farebbe un film sullo sfondo mafioso, perché la famiglia, questo l'ambizione... Questo film ha avuto molto successo. Sì, abbastanza. Ma lì c'è Macbeth, King Lear, c'è il Mercante di Venezia, c'è tutto questo. Oddio, scusate, a livelli molto, molto più bassi. Ma questo per dire che all'interno del Salento dico, perché hai fatto vedere questo? Perché io sono un regista, racconto le storie, e la criminalità ti permette di mettere in scena le passioni umane, che nel mio caso qui sono... la famiglia, il desiderio di raggiungere il potere, l'avidità verso i soldi,
la sopraffazione, il desiderio di giustizia, tutto questo c'è nel film. Il suo è un cinema neorealista? Beh, sicuramente parto dal realismo, sicuramente sì, sì, sì. Neorealista però, sì, no, sicuramente è quella è l'origine, ma non sono dogmatico. Per esempio, nel mio... Beh, i miracoli, no? Li prevede. Li prevedo, ci sono i sogni, ci sono momenti onirici, il cinema realistico puro e duro non c'ha musica quasi, è una debolezza per cinema di questo genere considerare la dimensione onirica, il surreale. Io invece ogni tanto mi permetto. A chi si sentirebbe di accostarsi? Ah, dei vecchi? Sì. Guardi, i miei riferimenti sono tanti, ma uno che stimo molto è De Sica, anche per la sua leggerezza, perché lui faceva del cinema molto impegnato, poi del cinema anche divertente, faceva la commedia, faceva l'attore, era... Non era retorico e ogni tanto, anche se una grande stima di Rossellini, di Visconti, lì sentivo un po' di retorica. E poi, per esempio, ci sono anche dei riferimenti europei, a me piace molto Pieslowski, proprio per la sua ricerca metafisica nel cinema, attraverso il cinema, poi anche a certi americani, per quanto riguarda la recitazione, Cassavetes, Altman è una sinfonia di regia, anche alcuni grandi, Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, devo dire che sono anche di gusto facile, mi piacciono molti film, anche quelli brutti poi un po' mi piacciono perché trovo sempre qualcosa di interessante. Ecco, lei si è interessato alle tradizioni, Novoli, La Focara, no? In un film La Focara, quindi Otranto, anche di Brindisi, no? Figlia Solis, no? Sì. Che poi è diventato il marchio della provincia di Brindisi. Sì. Credo che sia un film che le è stato commissionato, sì, forse dal... Sì. Ecco, cosa Figlia Solis? Brindisi è una bella città, ovviamente, no? Anche tutto l'entroterra di Brindisi. E che cosa ha fatto? Ho finito commissione per la provincia di Brindisi, mi hanno chiesto di raccontare la provincia di Brindisi, l'ho fatto insieme alla mia ex assistente di Galantuomini, Paola Crescenzo, sì. Abbiamo filmato insieme il film, ed è un viaggio nella provincia di Brindisi, ci siamo un po' divertiti perché loro volevano un documentario, noi abbiamo fatto un film che è mezzo fiction e mezzo documentario, è la storia di un milanese che vince un viaggio premio a Brindisi, allora un po' deluso perché gli altri viaggi in palio erano Egitto e Caraibi, lui dice a Brindisi arriverà un uomo dalla faccia di No Banfi alto 1,30 m, invece arriva una bellissima ragazza che lo porta in dei posti meravigliosi e lui si innamora e la conclusione del film è ci campi a Fari, ci nuccanusci Brindisi. Fari, con la I, sempre con la I. Con la I, infatti. E ci siamo divertiti, ma un piccolo film, secondo me è degno, è un film di commissione, non è che c'hai totale libertà, me l'hanno data la libertà, ma dovevo far vedere San Vito di Ormanni, Celio Messapico. Comunque bello il discorso della delusione del milanese, no? Che vince il viaggio premio a Brindisi, no? Sì, infatti. Poi immagini invece... Bossi, no? Se avesse vinto una cosa del genere sarebbe rimasto, ho capito, invece sì, poi scopre... Poteva essere un milanese bleghista, appunto, non l'abbiamo specificato, appunto. Poteva esserlo. Poi scopre... Senta, un altro dei film suoi, forse l'ultimo, affronta il problema della interculturalità, sì, no? Attraverso l'indagine in una scuola, no? In una scuola dove si affrontano questi problemi, forse incomprensioni, no? Fra le culture, eccetera. Quindi l'appassiona questo problema dell'intercultura. Moltissimo. Intanto anche perché è un problema salentino. Sì, esattamente. Io discuto ogni tanto con i miei amici salentini, io li chiamo il Mujahedin salentino. Io sono un Mujahedin salentino.
c'è molta ironia in questo, però discuto sempre che cos'è l'identità. Guai se l'identità diventa un problema di sangue o di religione, perché l'identità è qualcosa di molto più complesso. Io ho un'identità diversa da mio fratello e di mio fratello, perché l'identità è politica, territoriale, culturale, sessuale, religiosa. Io ho un'identità rock e lui c'è un'identità più disco, adesso dico così, improvviso. E per questo quando si è iniziato a parlare troppo di identità salentina, ogni tanto io butto acqua nel fuoco, perché dico, non è che diventiamo come altre persone. Voglio dire, non è il rischio qui, perché tutto Salentino è molto più è aperto, il Salentino sì, è ospitale. Però prevedo perché ogni tanto le persone che ho citato prima non sono così. Però ogni tanto incontro qualche ultras che dice siamo sentiti, siamo meglio. Questa cosa di essere i migliori. Ecco, quando sento Agnoni, la finca 10 anni fa ne scurnavano di essere salentini. Certo, certo. Non passiamo da un eccesso all'altro. Cioè, è giusto non vergognarsi, essere orgogliosi di quello che si è, ma bisogna essere coscienti di quello che si è, non coscienti di quello che si è nel bene e nel male, e soprattutto privilegiare il bene. Che cos'è la cultura? È l'apertura, un'apertura di coscienza, che è diverso dall'erudizione. Se sei una persona colta, tu inizi a essere cosciente, e colta può essere anche un contadino se è cosciente di quello che è. Quindi questo modello interculturale, quindi è un incontro sì, dove quando nessuno perde la sua tipicità. Esattamente. L'autenticità. Adesso ho fatto un discorso molto lungo per arrivare al sotto il cielo azzurro, questa scuola. Questa è una scuola straordinaria di Roma, dove tutti... Ma esiste questa scuola? Esiste, sì, sì. C'è un film che si può vedere, è stato trasmesso in televisione a speciale di Giuno un mese fa, dove tutti... danno il loro contributo, spiegano la loro cultura, intanto si mangia, non so, pakistano, francese, brasiliano, a seconda dei bambini. I genitori partecipano anche all'organizzazione della scuola, e non c'è l'italiano che è migliore, il statunitense, l'arabo che è migliore perché l'Islam è la vera religione, perché il cristianesimo c'è un incontro proprio. Guardi, la sua poliedricità mi induce a parlare di Coppola Tisa. Che cos'è Coppola Tisa? Perché anzitutto Coppola Tisa, questa espressione? Coppola Tisa perché alla coppola, il berretto dei contadini salentini. Ce l'abbiamo tutti a casa, questo nascosto, ce l'abbiamo tutti. Con la visiera ritta in testa, a differenza della coppola storta. La coppola storta nella Sicilia occidentale era il picciotto. Questo lo sappiamo noi, ma non è una cosa tipica del Salento. Lo abbiamo chiamato coppola tisa. La gente l'aveva chiamato un signore che si chiama Norman Mommens, un inglese che aveva vissuto qui nel Salento. E si era inventato questa striscia, è proprio una lucertola. E questa lucertola si permette di osservare le azioni degli uomini, che possono essere buone o cattive. È una lucertola salentina che, essendo un rettile, vive da tempo immemorabile, molto amica del messapo. Quindi intanto chiama il messapo. Pronto messapo, qualcosa qui non va. C'è il comune di Manciapulita che si comporta bene. Il comune di Manciasporca, che si comporta male, mette dei rifiuti tossici sotto il terreno, oppure non c'ha un piano regolatore, intrallazza. Quindi a un certo punto noi abbiamo... riempie di cartacce i frantoi ipogei magari, ma per esempio, come qui, abbiamo visto qua sì, vicino. Sì, per esempio, tutti i paesi, qua a Corsano non c'è molta cura di quello che è comune,
Ma Corzano perché ci vivo io, ma lo stesso Tricase, Depressa. Galato, dappertutto, certo, assolutamente. Il fondo stradale, per esempio. Sì. Il fondo stradale è vergognoso, la gente dice, ah, ma ha piovuto. Ma perché in Germania piove 3 volte di più che qua? Ogni volta che c'è un acquazzone ci sono le buche tante. Perché non mettono, come si chiamano, gli zoccoli, quelli sotto, e poi non mettono abbastanza asfalto. Noi comunque, invece di lamentarci, abbiamo deciso di fare delle azioni. Purtroppo ne abbiamo fatti solo 2 e adesso copro la visa in letargo, perché è molto difficile e anche oneroso dal punto di vista economico. Abbiamo preso un pezzo di territorio, abbiamo comprato una casa abusiva, non terminata, non che ci abitasse qualcuno lì, l'abbiamo buttata giù e abbiamo regalato questo pezzo di territorio alla comunità, al demanio, e questo pezzo di territorio è il parco della cittadinanza attiva. Poi abbiamo iniziato la pulizia di discariche abusive, ne abbiamo fatta una e molto grande a spese nostre, facendolo noi anche, e basta, solo questo. E poi soprattutto abbiamo fatto il lavoro nelle scuole, anche per fare qualcosa di coinvolgere i giovani, i ragazzi. Diciamo che tutte queste azioni potrebbero rappresentare quel miracolo di cui il Salento ha bisogno, insomma, no? Cioè le azioni nostre. Perché è vero che il Salento è, dal punto di vista ambientale, da un lato c'è una presa di coscienza che è diventato un problema. Dall'altro, essendo... non so, con tutti questi, non so, 488 finanziamenti, sì. Abbiamo fatto un sacco di industrie che poi non funzionano, che sono state abbandonate lì. La 275 è stata alle 16, una specie di Brianza di serie B. Lei la farebbe un'altra carreggiata per la 275? Adesso capisco questo, perché sennò poi perdo. In ogni paese civile le storie industriali vengono fatte fuori, lontano dalle strade, si consorziano vari comuni, noi San Cassiano, Botrugno, Nociglia, Montesano, Miggiano, Specchia, Tricase, tutti, Alessandro, tutti alla zona industriale. Certo. Sì. Tutti alla zona industriale, è inutile fare. Pensa un po'. C'è un omicidio di territorio e uno spreco di denaro. Mentre se si mettessero insieme i servizi sarebbero migliori, sarebbe tutto molto più organizzato. Tanto voglio dire, sono vicini. Però. Ogni sindaco è il capoccia del proprio paese, della propria comunità, e quelli di Alessano non mai si metterebbero con quelli di Corsano, perché quelli su Sciudei e quell'altro su Carcagni Tosti, è la stessa cosa fra Galato e Galatina, Neviano e Aradeo, immagino, no? Ma questo individualismo proprio salentino, forse uno dei, un tratto salentino, infatti, anche questo individualismo. I giovani spesso, ma io vedo i giovani, forse i giovani meglio, ma tutti ancora buttano cartacce. Perché c'è un sistema per riciclare qua, però ancora vanno le campagne e buttano le cose, anche se sarebbe molto più facile chiamare un servizio e farsi venire a prendere il materasso. Senta maestro, io forse possiamo avviarci a concludere, le vorrei lasciare appunto la parola per un messaggio ai salentini. Forse nessuno meglio di lei può fare una raccomandazione ai salentini. Scelga lei il tema e scelga lei le parole, così chiuderemo la trasmissione. Ma messaggio, io non voglio... quello che ho fatto finora non è stato mai un rivolgermi al Salento ex cattedra, è sempre stato qualcosa in fondo di molto egoistico, perché era qualcosa che mi sentivo di fare, era un lavoro di artista. Poi ogni tanto ho fatto qualcosa per amore, ecco, quando ho fatto questo mi sono sentito molto bene. In fondo uno fa delle cose per amore, anche per egoismo, cioè nel senso che lo fa perché si sente meglio. Se noi veramente impariamo a conoscere il territorio, e per conoscerlo bisogna prendere coscienza di quello che siamo, della nostra storia, della nostra cultura, della nostra lingua, del nostro ambiente, dei nostri simili. Adesso sembra una specie di fraticello così, però persone che non disdegno per niente, anzi. Vorrei che imparassimo a conoscere, se noi lo conosciamo
fa da sé che lo amiamo e lo rispettiamo. E basta, non mi sono preparato. Diciamo che il Salento ha bisogno di tanti Winspear per risolvere i suoi problemi. Beh. Grazie.